Bentornati su un nuovo video. Oggi vi farò una nuova recensione di racconti di Liv Tolstoj. L'ha scritto Liv Tolstoj, l'ha illustrato Irene Rinaldi. In questo libro ci sono un po' di storie, da come potete vedere dall'indice. Sono un bel po' di storie. E oggi ve ne racconterò due. Allora, la prima, penso che la conosciate tutti, è la storia di tre orsi. Quella che una bambina è nel bosco, incontra, poi vede una casa e incontra una ciotola grande, una ciotola media e una ciotola piccola. Assaggia la ciotola grande e dice che è fredda. Assaggia la ciotola piccola e dice che è troppo calda. Allora, prima dice che è troppo fredda, poi dice che è troppo calda e poi dice che va bene. Poi va nella stanza da letto e vede tre letti, uno giusto per lei, uno medio e uno grande, e lei si mette in quello più piccolo. Quando arrivano i tre orsi, cosa avranno fatto? Lo lascio scoprire a voi. La seconda storia si intitola Filippok. Filippok era un bambino che non poteva andare a scuola, però lui avrebbe desiderato di andare a scuola perché gli piaceva vedere i bambini giocare. E un giorno, quando la mamma se n'era andata, Filippok decise di andare a scuola. I bambini lo riconossero e poi il maestro gli chiese: ma perché sei qua? Perché volevo andare a scuola. Visto che il fratello andava a scuola lì, e il maestro ha chiesto ai bambini: lo conoscete questo bambino? E loro hanno detto: è il fratello dell'altro bambino, che conoscevano perché era il loro migliore amico. Era il fratellino. Allora, poi il maestro, secondo voi, per convincere la mamma a mandarlo a scuola, cosa gli avrà detto? Lo lascio scoprire a voi. Comunque, adesso vi farò vedere un paio di immagini. Le storie sono molto brevi ma appassionanti e la mia mamma me l'ha regalato perché lei ha incominciato a leggere con questo libro, perché una maestra gli aveva consegnato e gli aveva consigliato di leggerlo. Comunque, di Toy Story ce ne sono molte altre storie, che si chiama un altro libro che si chiama I quattro libri di lettura. Che ci sono moltissime altre storie che io leggerò. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like. Ciao ciao!